Buonasera signore e signori, benvenuti al ristorante Casalice. Oggi vi farò vedere una ricetta molto antica, ovvero i frascarelli. Frascarelli perché prendono origine in antichità, un piatto molto povero, perché appunto si utilizzava una frasca per far colare della semplice acqua sulla farina. Io questa sera utilizzerò una farina di semola, di grano duro, e un po' di farina tipo 00. Non avendo la frasca, oppure poteva essere utilizzata addirittura quelle scopette di vimini che si usavano per casa per raccogliere le briciole o che adesso si usa per i camini, ho comprato questa perché è la prima che ho trovato, quindi vi farò vedere come si faranno. I frascarelli sono originari del centro Italia, diciamo non è tipico proprio di qualche posto o forse delle Marche, però è un piatto poverissimo ed era chiamato piatto di conforto perché si dava alle donne incinta accompagnate con un brodo di pollo che aiutava a fare il latte per i propri bimbi. Ecco, adesso vi farò vedere come si fanno. Basterà bagnare una scopetta e schizzare appunto le gocce sulla farina. Dopodiché basterà muovere un po' la farina e andare a prendere appunto la farina con le gocce e metterle in un setaccio. E questo è il risultato eccolo qui. Adesso io un po' ce l'ho già pronti. Ercolino, per favore, tieni. Grazie. Ecco qui, io adesso li ho già pronti e vi farò vedere. Metto un po' di sale e con un altro scolapasta andrò a prendere quelli leggermente più grandi perché a me mi piace appunto più grande. Questo è il frascarello, lo andrò a calare, occhio Marcolino, grazie, lo andrò a calare dentro in una zuppetta di cozze e fagioli. La zuppetta di cozze e fagioli la farete semplicemente con un po' di sedano e cipolla, fate appunto rosolare con un po' di olio. Poi potete mettere qualche fagiolo, aggiungete un po' d'acqua, il tempo di 4-5 minuti, frullate il tutto e dopo andrete ad aggiungere altri fagioli e appunto aprite le cozze in un'altra padella e le andrete ad aggiungere nel composto. Adesso, per terminare, andrò a mettere un po' di prezzemolo, perché la ricetta antica, praticamente, la ricetta antica in ogni paese che vai c'è una diversa tipologia di appunto di condimento, quindi come si dice, usanza paese che vai, usanza che trovi. Io l'ho fatto in modo mio. Il frascarello non ha bisogno di molta cottura, quindi è già pronto. Adesso procederò con l'impiattamento. Vai Alessio, metti di più qui, grazie. Vedete, io non l'ho fatto molto denso e neanche troppo liquido. Partirò così, mettendo due cucchiai. Marco, per favore, mi passi i calamari. Andrò a mettere una cialda di grana e a parte ho fatto dei calamari alla diavola che andranno a chiudere il piatto. Dai un pezzettino di carta per favore. Andrò a mettere una foglia di prezzemolo francese e il piatto è pronto. Frascarelli, cozze e fagioli con trionfo di calamaro alla diavola in cialda di grana. Lo chef Davide vi saluta, spero che vi sia piaciuta questa ricetta, alla prossima.